Ciao, ciao a tutti ragazzi, anzi più ragazze che ragazzi. Scusate, ma mi prende da morire la spalla e non so il perché. Comunque, bando alle ciance. Come vi ho scritto sulle stories di Instagram, vi ho fatto vedere tre prodottini che ho comprato, ma che sarebbero questi: matita e due rossettini sul sito di PinkPanda. Ma non ho comprato appunto solo quella, solo quelli stavo dicendo, perché quelli sono stati in un secondo ordine. E ho preso una box di Pink Panda, che tra l'altro questa non l'ho pagata io, nel senso sì, l'ho pagata io, però non erano soldi miei, ma è un regalo di compleanno del mio secondo papà, che sarebbe il marito della mia mamma. Quindi, allora, io direi per prima cosa, vi giro lo schermo in modo che fa meglio fuoco e se vi devo fare degli swatch riesco a farveli vedere meglio. Eccomi qua, ho cercato di mettere due bajour per fare più luce possibile. Allora, ho preso questa matita, ma l'intenzione era di abbinarla a questo rossetto qui. Purtroppo solo dopo quando è arrivata mi sono accorta che non era un rosso come questo, quindi abbinabile, ma un orange, come vedete con la messa a fuoco. Comunque niente male, perché tanto io ce l'abbino lo stesso, anche se è un pochino diversa, non mi interessa. Ora vi faccio lo swatch, come l'ho fatto anche su Instagram. Questa è la matita. E appunto, se vi interessa, questo è il nome della matita e questo è il numero 214 Orange. Ok, quindi questa la possiamo mettere qua o anche qua, va bene. Poi questo è il rossetto in questione che mi piace un sacco, matte, e ve lo swatcho, vediamo se riesco a farvi vedere. Ok, così ve lo swatcho qui. Vedete che non è proprio simile, è un po' diverso, non so come, magari ve lo metto un po' su, no, così. Vedete che è un po' diverso, non è proprio uguale, però sinceramente a me, anche se la matita è un pochino diversa, non mi interessa, leggermente, eh. Certo, se si vede proprio lo stacco. E poi ho voluto prendere questo fucsia meraviglioso, anche lui un matte. Devo dire che io, facendovi lo swatch già ieri sera per mettere le foto su Instagram, nelle storie di Instagram, poi quando me li sono andata a lavare ho fatto parecchio fatica a tirarli via. Allora, non vi ho detto i numeri. Allora, questo un attimo così vediamo se riesce. Comunque, matte lipstick e poi c'è scritto Captivate come colore, bellissimo. E questo sempre matte lipstick, metti un po' a fuoco, Flamingo. Questi sono i due nomi. Ora andiamo con la mia bag. Quindi la apro, vi faccio vedere. Allora, le due palette, che sono la cosa più succulenta, come dico io, ve le faccio vedere alla fine. Quindi vi faccio vedere quello che ho trovato. Allora, ho trovato una sponge, una spugnetta. Io ne ho già una così, l'avevo presa, vedete, l'avevo presa, mi pare a, dov'è che l'avevo presa, Madonna? All'OVS, ecco, adesso mi è venuto, e però sinceramente una in più fa sempre comodo. Quindi questa, poi ho trovato questo,
che praticamente c'è il mascara della Revolution Pro, che sono curiosa di provare, e poi sempre della Revolution Pro c'è, io all'inizio pensavo che era una matita bianca, invece poi dopo ho scoperto che praticamente è una sorta di cera per le sopracciglia, per fermare le sopracciglia. Ok, quindi questo li rimetto via. Vi rifaccio rivedere un'altra volta la scatola, così se nel caso vi interessa, volete prendersi, lo volete prendere singolarmente. Ogni volta che metto la messa a fuoco qua, devo risistemare anche la luce. Poi c'è un bellissimo illuminatore. Oh, che bello il packaging, tutto bello. Comunque, un bellissimo illuminante. Vediamo se dietro c'è scritto come si chiama. Boh, non vedo bene. Comunque ve lo metto a fuoco così e voi vedete questo fatto in questo modo qua. E andiamo ad aprire un attimo. Eccolo qua in tutta la sua bellezza. E questo è veramente bello. Non so se riuscite, forse magari di qua un po' sì. Ecco, veramente bello, guardate, mi è rimasto ancora sul dito. Ma magari se questo macchinone veniva più tardi, no? Poi ho trovato un altro rossettino sempre della Revolution Pro, che è questo. Così vedete anche come si chiama. Ed è questo bellissimo color nude, un po' rosato. Ve lo faccio vedere qui. Bellissimo, a me piacciono molto questi colori. Così. Poi, tra l'altro, ieri ho fatto un piccolissimo ordine proprio di 3-4 cose, perché di più al momento non potevo della Libre, quindi quando mi arriverà il pacchettino sicuramente vi farò questo haul piccolissimo, insomma questo video haul piccolissimo. Poi ho trovato l'eyeliner, vedete, questo fatto in questo modo qui. Qui, se vi interessa, comunque vedete è nero ovviamente. Sinceramente non so se tenerlo o regalarlo questo, perché io non sono molto amica delle liner. Ah, c'ha questa punta un po' tonda, vedete? Io pensavo che c'era il prodotto, invece è proprio la punta fatta in questo modo qua. Ok, ora vediamo. Questo, mi sono anche sporcata. Brava Miriam, sei un genio. Poi ho trovato questo Obsession Makeup London, che sinceramente non riesco a capire. Questo deve essere il codice del prodotto. Non riesco a capire se è un ombrettino o se è un altro illuminante. Però penso che sia un ombrettino, perché l'illuminante me l'hanno già messo lì, quindi penso più che sia un ombrettino singolo. Ok, adesso lo attacchiamo sempre qua, così gli fa compagnia quello di prima. Eccolo qui. Molto bello come colore. Non riesco a capire bene se è un... sembra un oro, un bronzo. Adesso vediamo, andiamo a sbocciare un po'. Sì, è un oro. È un oro. Lo metto qua.
È un oro un po' strano però, perché ha dei riflessi bronzati. Purtroppo nella fotocamera non si vede bene, nella fotocamera del cellulare, però è molto carino come ombretto. Sì, poi c'è questo, che questo, quanto ho capito, si può usare sia come illuminante e sia come blush. Quindi andiamo ad aprire anche lui. Allora, vediamo di qua. Ok, vedete? C'è questo rosa, questo bianco, sembrano un po' marmorizzati. Questo marroncino chiaro tipo nocciola e questo pesca. Ora cerco di farvi più che altro, più che lo swatch, magari ve li faccio vedere nelle dita. Allora, questo è il rosa. Poi c'è il bianco. Poi il marroncino, che messo sul dito sembra più quasi un dorato. E col mignolo il pesca. Oh, il pesca è bellissimo. Veramente molto bello il pesca, mi piace molto. Tra l'altro non ne avevo di blush pescati, quindi molto bene. Così adesso posso buttare questa scatola che non mi serviva. Poi ho trovato queste ciglia finte, che sinceramente io e le ciglia finte siamo due autostrade diverse. Non so metterle e comunque non mi piacciono, quindi credo che le conserverò per un futuro giveaway, perché sto pensando comunque di fare un giveaway nei prossimi giorni. E questo sicuramente ve lo metterò in un giveaway. Ok, ho stato qui. Poi ci sono due prodottini che mi dovete aiutare, anzi tre prodottini dove mi dovete aiutare, che sono questi due. Allora, ho capito che sono per le mani, cioè più che per le mani, per le unghie, vedete? Adesso ve li tiro fuori e ve li faccio vedere. Però non ho capito bene, perché io e l'inglese siamo sempre a due autostrade diverse come le ciglia finte, e quindi non riesco a capire l'utilizzo, insomma, ok? Questo è un rosato tutto pieno di mini glitter e questo è trasparente. Se qualcuno di voi lo sa, leggendo anche le scatoline, questo dovrebbe essere, sì, allora questa è la scatolina di questo trasparente e questo è la scatolina di questo qui rosato. Se qualcuno di voi lo sa e mi può aiutare, me lo fa sapere magari sotto nei commenti. Ok, questi li mettiamo qui. Un'altra cosa che non riesco a capire, cioè nel senso, ho capito che è un primer, perché vedete Jumbo Applicator e poi qui c'è scritto Step Primer Pore Minimizer, per forse minimizzare i pori. Non riesco a capire sinceramente dove cavolo devo metterlo sto primer. Comunque qui c'è lo scovolino, questo qui grosso, e non riesco a capire se è un qualcosa per il viso, per le labbra, magari per idratare le labbra, o per da mettere prima del trucco degli ombretti sulle palpebre, insomma. Questo è un altro prodottino che, se voi magari sapete, me lo scrivete giù nei commenti e mi fate sapere, perché non riesco proprio a capire a cosa mi potrebbe servire. Poi ultima cosa, poi vi faccio vedere le palettine. Ho trovato in questa bustina trasparente quattro maschere. Madonna, aspetta che mi si è appiccicato il coso qua. Queste quattro maschere. Allora, c'è questa qui al cannabis, che sinceramente non ho capito se me la devo mettere in faccia o me la devo fumare. Comunque, questa, poi all'avocado, al, all'avocado
non ho capito cos'è, sembrano tipo broccoli, qualcosa del genere, e questi ai mirtilli. Ho letto dietro, più che altro ho fatto leggere a mio figlio perché è scritto tutto in inglese, vabbè, qua si capisce più o meno, no? Dal disegno, che prima devi avere il viso deterso, poi ti metti la, ti applichi la maschera, ti rilassi e poi devi toglierla a peel off, quindi si toglie senza risciacquarla, ma ho capito. E poi mio figlio ha letto che devo tenerla 5 minuti, quindi le proveremo, magari una di queste, se volete, le proveremo insieme, guardatele bene, così mi dite sotto nei commenti quale volete che provo. Sinceramente io sono molto curiosa di questa. E niente, queste sono le maschere. Poi, dopo le maschere, un attimo che me le vado a rimettere dentro il sacchettino, almeno non perdo niente, vi faccio vedere le due palettine. Allora, una è della Revolution. Ok, vedete? Quella che ho io praticamente ha il packaging sopra della... Perché è diventato tutto scuro? Oh, ok. Praticamente il packaging sopra è uguale e la colorazione è più sul dorato, mentre questo sembra più tipo oro rosa, anche se purtroppo con la fotocamera del cellulare non si vede bene. Questi sono i colori. Ha un bel specchio grande come l'altra palette e questi sono tutti i colori che ovviamente sono sfalsati. Dai, su, ce la puoi fare. Ok. Sì, beh, ragazzi, sono veramente sfalsati perché i colori comunque sono molto più accesi e veramente belli. Cioè, tipo, c'è questo che è un matte molto bello. Poi c'è questo che mi piace tanto. Poi c'è questo, è un altro colore che mi piace tanto. Diciamo che ultimamente io sto uscendo molto dalla mia zona di comfort, nel senso che io quelle poche volte che mi truccavo sempre comunque con dei colori sul marroncino, comunque tendente al nude, no? Invece ultimamente sto riscoprendo molto i colori. Certo, faccio magari dei pastrocchi perché comunque non sono una mega partis. Questo pescato bellissimo, cioè guardate che bello e che riflessi che fa, è una roba pazzesca, è troppo bello. Mi dispiace che la luce non rende, perché è meravigliosa questa palette. Poi, la palette in questione, per cui poi alla fine ho preso anche tutto questo popò di roba e la box. Box che cavolo, non vi ho neanche detto quanto ho pagato, adesso ve lo dico subito. Qua. Vedete, ce l'ho fattiva perché ne avevo due. 44,99 più 4,99 di spedizione, totale 50,48. Tra l'altro dentro mi hanno messo anche questa sorta di buono, diciamo, vedete, per ringraziarmi dell'acquisto, in modo che magari con il mio prossimo acquisto, mettendo questo codice promozionale, avrò lo sconto del 10%. Questo. Allora, ora vi faccio vedere l'ultima chicca. Allora, questa è la chicca praticamente, per cui poi ho preso tutta la palette, cioè sì, tutta la palette, tutta la box, volevo dire. Quindi sto cercando di metterle bagiore in modo che poi voi vedete bene. Allora, così ha il suo specchio bello grande. E poi tanto io, anche se hanno gli specchi o non li hanno, sinceramente non è che poco importa a me, non mi interessa molto, perché comunque io ho il mio specchio separatamente, uso un altro specchio, quindi non uso mai gli specchi delle palette. Allora, questi sono i colori che non danno giustizia alla palette, perché sono un po', cioè non molto, ma comunque un po' più accesi, e purtroppo non potete vedere soprattutto di questi viola, comunque non rendono. Allora, questo è uno che sembra nero e invece è un viola scuro, ha tipo di micro glitter
all'interno e fa tutte delle... Questo è un altro che è più chiaro di questo. Poi c'è questo matte, c'è questo pescato, che appunto nella fotocamera non sembra neanche pescato, ma vi assicuro che è un pescato ed è anche un pescato bello glitterato. Poi c'è questa specie di... non riesco a capire tra marroncino e bronzo, non si riesce a capire, ma è meraviglioso anche lui. Poi c'è questo, anche questo è meraviglia pura, e questo bianco anche. Guardate che bello, cioè sono una cosa proprio... Mi piace molto questo pescato, nonostante a me piacciono molto i viola. E niente, niente ragazzi, cosa dirvi? Io spero che il video vi sia piaciuto, che in qualche modo vi sia potuto... Cosa so, mi spalmo tutto nelle mani perché non ho le salviette con me al momento. Spero di esservi stata utile in qualche maniera, magari di avervi fatto riscoprire qualche prodottino che vi può essere utile, che magari vi volete comprare, non lo so, vedete un po' voi. Come al solito vi mando un bacio, vi rimando ad un prossimo video e niente, ciao a tutti, ciao ciao.